9 punti in 3 partite conquistati nella tappa d'esordio di Viareggio, senz'altro un bilancio positivo. Guardate, è stato positivo, 9 punti in 3 partite, era quello che vogliamo e abbiamo arrivato, e questo è stato molto positivo veramente. Cosa può dare di più ancora questa squadra? Io credo che stiamo a fare allenamento, stiamo crescendo, tanti per noi, anche per ragazzi di qua, di Villa Franca, stiamo in una grande crescita con questi allenamenti, credo che facciamo anche bene in questa girone di Terra Cina. Si è creato un bel gruppo, messinesi, catanesi, il friulano Ietri, voi due brasiliani, diciamo che sta procedendo tutto per il meglio. Vero, anche con gli svizzeri quando venne a giocare, però abbiamo fatto veramente un gran gruppo, Villa Franca è diventata una famiglia, questo è importante anche non solo in modo calcistico, però in modo di, anche per noi, per stare bene qua, è troppo importante. C'è adesso un primo posto da difendere sin dalla tappa di Terracina, primo posto insieme a Catania e a Terracina proprio. Quali sono le insidie della prossima tappa di campionato? Io credo che adesso il campionato inizia, perché anche se abbiamo giocato queste 3 partite, però questa girone inizia, secondo me, un po' più difficile, perché dobbiamo mantenere quello che abbiamo fatto, ma credo che stiamo preparati per quello. Napoli, Canalicchio e Catanese, le 3 avversarie, che problemi possono creare? È calcio, stiamo preparati per prendere qualcuno, non è che abbiamo decidere chi dobbiamo prendere. Se dobbiamo giocare contro tutti, non è un problema questo. 3 gol in Coppa, 3 gol in campionato, sei soddisfatto? Magari pensi di poter fare ancora qualcosa in più? No, credo, sono sicuro che posso fare ancora qualcosa di più, anche il modo di giocare. Io ho cambiato un poco perché anche per marcare un po' di più, però senza Otte credo che questo devo fare un po' di più di gol, ma è importante che se facciamo mezzo gol di portiere vinciamo lo stesso, e alla fine 3 punti che contano.